Bentrovati, gentili telespettatori di Cilento Channel. Ritorna la rubrica dedicata all'economia. Lo facciamo come sempre con l'amico direttore Antonio Marino, il direttore generale della BCC di Aquara. Bentrovato, direttore. Buongiorno, buongiorno. Ecco, oggi è una giornata speciale per me, per quello che mi compete. Perché parleremo di cinema, ma soprattutto anche dei risultati sulla filiale di Agropoli. Ma partiamo per ordine. Allora, ha fatto visita alla BCC di Aquara, la nota attrice Giovanna Rei, in questi giorni, e poi il direttore ha partecipato al Castellabate Film Festival, quindi una banca che si apre al cinema, direttore. Non è soltanto, diciamo così, una banca che si occupa di conti e insomma, economia, ma anche aperta al sociale e questa settimana precisamente si è dedicata al cinema. Ma sai, proprio a Castellabate hanno scoperto quanto è importante l'economia insieme al cinema, insomma, no? Perché l'economia di Castellabate è migliorata tantissimo dopo quel famoso film, insomma, Benvenuti al Sud. Quindi proprio a Castellabate il matrimonio, cinema, economia è la prova provata. E quindi è stato bello partecipare all'evento di Castellabate Film Festival che ha organizzato tu brillantemente, perché abbiamo riportato a Castellabate al centro dell'attenzione il cinema, che è stato quello che ha contribuito tantissimo a fare più nota Castellabate, oltre alle sue bellezze naturali che già gli riconosciamo da sempre, insomma. Poi è venuta a farci visita l'amica speciale Giovanna Rei, è venuta qui in sede, poi siamo andati a pranzo ad Aquara, è stata mia ospite ad Aquara tutto il giorno ed è stato veramente un giorno bello, ci ha colpito con la sua semplicità, una ragazza semplice ma nello stesso tempo molto intelligente e che ha fatto cose importanti nel cinema, come ben sapete, quindi diciamo che in questa settimana la banca è stata sul set. È vero, sul serio, sul set. Direttore, volevo chiederti invece adesso, visto che la scorsa volta abbiamo parlato di bilancio generale di tutta la realtà di BCC Aquara, il bilancio nello specifico della filiale di Agropoli, possiamo dare dei numeri in dettaglio? Sai, la filiale di Agropoli è quella più a sud che tiene la nostra banca, no? È quella più vicina a Castellabate, diciamo più a sud. Ed è una filiale che ha iniziato ad operare a febbraio di quest'anno, è la sedicesima filiale della nostra banca e devo dire che in questi pochi mesi, ha fatto tanto. Abbiamo superato i 300 conti correnti, insomma, abbiamo fatto impieghi abbastanza significativi, raccolta ancora di più e quindi siamo contenti di questa scelta. È chiaro che non è un momento favorevolissimo per far crescere i conti delle banche perché siamo nel post-Covid, speriamo che sia post e non sia una ripetizione prima o poi. E quindi adesso c'è un minimo di ripresa, insomma, si stenta a mettere in moto tutto l'apparato, però devo dire che la risposta è stata positiva. Siamo contenti di questa scelta, però vedo che le prospettive sono ancora più rosee perché ogni giorno vengono tante persone a chiedere, a informarsi. Dai, non è che poi Roma non fu fatta in un giorno, come si dice, no? Allora siamo fiduciosi. Tra l'altro, devo ringraziare i tre colleghi giovanissimi e bravissimi che stanno lì in filiale, che sono talmente aziendalisti, sono talmente bravi, talmente disponibili, che hanno, diciamo, catturato l'attenzione di chiunque vi entra, insomma, no? Ed è questa la cosa che ci distingue da sempre, la disponibilità dei nostri collaboratori a lavorare sempre e comunque per la banca. E questo ci fa onore in ogni filiale, non solo ad Agropoli. Allora, chiudiamo invece con l'andamento, diciamo così, economico. Siamo in estate, insomma,
lo sappiamo, insomma, c'è un ingresso, un introito, diciamo, di denaro da fonti esterne, perché ci sono i turisti. Come valuti questo primo mese di luglio? Siamo a fine luglio, manca ancora agosto e settembre. L'andamento è buono secondo le aspettative oppure no, rispetto all'anno scorso? Non siamo, sì. Non siamo al top, onestamente. Ecco, ci sono, sì, insomma, sono pieni, diciamo, la nostra struttura al 70-80%. Potremmo avere risultati maggiori, però non dobbiamo, come devo dire, essere delusi da questa situazione. Poteva andare anche peggio. Però ogni giorno è in crescita, ecco, questo è poco ma sicuro. Tutta la costa, i comuni costieri, diciamo, stanno avendo ottimi risultati, ma anche l'interno, devo dire. Io vedo anche nei paesi dell'interno, gli agriturismi sono quasi tutti pieni. Insomma, cioè, non siamo alla situazione che c'era prima della pandemia, però ci stiamo mettendo in moto tutti, faticosamente, però devo dire che c'è. Quello che, l'errore che non dobbiamo fare, però, è quello di aumentare i prezzi. Mentre vedo che poi in giro, soprattutto ristoranti, cioè, stanno un po' calcando la mano sui prezzi, e questo è sbagliato, perché le nostre regioni concorrenti, diciamo, storiche regioni concorrenti, soprattutto la Riviera Adriatica, non, per quanto ho potuto capire, non stanno facendo questo errore, per cui alla fine i loro prezzi saranno sempre più competitivi rispetto ai nostri, e poi noi magari avremo guadagnato un po' di più una, due stagioni, e poi perderemo di nuovo il confronto con queste regioni dove sanno fare, hanno una cultura di impresa più avanzata, diciamo. E quindi io dico che non facciamo l'errore di aumentare i prezzi, perché vogliamo recuperare in tempi rapidi ciò che abbiamo perso negli ultimi 2 anni. Stiamo calmi, andiamo avanti, cerchiamo di crescere piuttosto in professionalità, la cosa più importante, senza colpi di testa. Insomma. Molto bene, speriamo che il suo messaggio sia d'auspicio, insomma. Grazie, direttore. Grazie a voi. Buona continuazione, ci sentiamo la settimana prossima o vai in vacanza? No, sto sempre qua. Anche ad agosto? Sì, soprattutto ad agosto. Grande lavoratore, direttore. Arrivederci a tutti, grazie per averci seguito.